Ma salve! Ma chi siete voi? Ma io non vi conosco. Ma forse voi conoscerete me. Il così detto e chiamato da tutta la community del web o dell'internet come Electric. Anche oggi mi presterò per voi, per il vostro bene, per il vostro divertimento, per disegnare cosette assurde, ok? Stravolgeremo un nuovo personaggio. Andiamo a vedere le votazioni, ma prima di tutto mi devo togliere questo maglione perché oggi fa un po' caldo e guarda caso, attenzione, attenzione! Ma che bella maglietta che porti, Peo! Cosa devo schiacciare per averla? Beh, c'è un link in descrizione, qui sotto. Andate a vederlo, supportate questo canale e me come persona se mi volete un minimo di bene, se no potete anche andare a quel paese, molto gentili, grazie. Chi tra i seguenti personaggi miglioriamo per questo mercoledì? Direi di fare una mascotte edition e quindi ho proposto Pikachu di Pokémon, Agumon di Digimon, Happy di Fairy Tail, Hawk dei Sette Peccati Capitali e Totoro dello studio Ghibli, ma stravince ovviamente, un po' scontato, a Pikachu. Infatti la prossima volta proporrò personaggi un po' più di nicchia, meno mainstream, ok? Promesso. Ma andiamo a vedere poi le proposte, che, premetto, ogni volta che faccio le proposte nella mia testa so già come le disegnerò, quindi non è che voglio che vinca una in particolare. Propongo quelle che mi ispirano sul momento, quindi grasso, padre di famiglia con una famiglia puccia, motociclista pieno di tatuaggi, bestia mutante, cyborg barra androide post incidente, ma vince, stravince la grande, Pikachu, padre di famiglia con una famiglia puccia. Quindi io, come potete vedere qui su Photoshop, ho già delle mie immagini di riferimento di Pikachu, ma anche di Pichu, perché se parliamo di una famiglia sappiamo che la forma baby di Pikachu, la pre-evoluzione, è un Pichu. Quindi se c'è una famiglia, c'è un Pikachu maschio, una femmina e dei Pichu carini e pucciosi. Ok? Ok, Jack? Quindi per cui io direi di non perdere troppo tempo, ma di iniziare a lavorare la nostra scena. E voi già starete dicendo, però ma perché stai lavorando a una griglia prospettica? Beh, perché signori, se facciamo la famiglia, e qui facciamo anche la casetta della famiglia, quindi ci sarà una porta dal quale entrerà il nostro Pikachu papà, padre di famiglia eccetera. Qui sai che ci buttiamo un bel divano, un signor divano a forma di Pokéball, perché no, se vogliamo rimanere a tema, un tappeto con sopra un tavolino, perché no. E qui ci saranno dei quadri di famiglia proprio sul muro, o dipinti, o non lo so, qualcosa ci butteremo su, ok? Quindi l'ambientazione di per sé, lo schizzo almeno dell'ambientazione è pronta. Facciamo giusto una maniglia bassa, altezza Pikachu appunto, perché questa è una casa di Pikachu. Infatti vi chiederete, ma perché è così alta la porta della casa di Pikachu? Perché magari c'hanno ospiti umani, direte voi, o dico io più che altro. Ha senso secondo me come cosa? Se no, come si fa? Non lo so. Quindi qui dalla porta è appena entrato un Pikachu abbastanza fuori proporzione, diciamo, me lo tengo così perché mi piace. Pikachu fondamentalmente non ha il collo. Se potete vedere nelle immagini di riferimento che io ho messo, Pikachu non ha il collo. Coincidenze? Non credo proprio. Facciamo qui un braccino di Pikachu, così che porterà in mano la 24 ore, proprio la valigia da lavoro, perché lui è appena tornato dal lavoro, è stanco, la sua vita sembra una gran rottura fuori da questa casa, ma quando torna ritrova la felicità della famiglia che lo aspetta. Infatti questa manina la faccio in questa posa perché dico, ma magari sta abbracciando un Pichu che è corso ad abbracciarlo, attenzione. Quindi qui inizierò a fare la testa di un Pichu che si è buttato tra le braccia del papino, del papu Pikachu. Ma quanto è carina questa scena, guarda qua. Quanta dolcezza in un solo disegno. Non pensavo di essere in grado io di fare cose carine e dolci. Voi che mi conoscete lo sapete quanto faccio fatica ad essere carino e dolce. Ma questa volta faccio un piccolo sforzo per voi e per il bene di questa fantastica scena. Un piccolo di Pichu che abbraccia il papino, il corpicino del Pichu. Quindi qui è da decidere, facciamo un Pikachu con i baffetti, ma io direi di sì, un po' di baffetto ci vuole, e io direi anche un po' di capello pettinato tipo da riporto, perché è un papo insomma di terza età, sai, tipo le coppie d'oggi che fanno i figli solo a 40 anni, non come me che li faccio a 22, Cristo. Ci vuole quindi una signora camicia per il nostro papo Pikachu. Volevo fare un Pichu appeso qua sulla porta, molto carino. Io non so se i Pichu sono dei bravi arrampicatori, se così si può dire, però ok, questo Pichu qua su mi piace, questo qua mi piace, questo è un po' piccolo, è un po' piccolo questo Pichu rispetto a questo,
Sì, qui adesso dobbiamo fare la mamma Pikachu, perché la mamma Pikachu aspetterà anche lei il papo Pikachu. Magari la mettiamo un po' di profilo. A lei le faremo i capelli lunghi, quindi con un po' di frangia qui, che va da un lato. E la faremo che tiene in braccio un simpaticissimo, nonché carinissimo, Pichu Bebè. Un Pichu Bebè ci sta sempre bene. Che porterà il ciuccio, ovviamente, così da rendere ancora più carina l'intera scena. Ci stiamo proprio complicando la vita con questa scena, avvolto nelle copertine, che poi mi chiedo, la potrei mettere tranquillamente sul divano, seduta, così si vede meglio. Ma quanto bella questa famigliola di Pikachu. Pikachu, Pichu, non si sa. Pikachu, Cicciu. Quindi cambiamo la posizione alla mammina qui, che deve stare seduta, e lei porterà una bella gonna, perché sì, un vestito, non lo so, non ho idea, ok? Fatemi lavorare. Abbiamo tre Pikachu, un Pikachu papà, un Pikachu femmina, quindi il Pikachu papà avrà la coda normale, e la Pikachu mamma invece ce l'avrà a forma di cuore, perché se non lo sapete, ormai penso di sì, le Pikachu femmine hanno la coda a forma di cuore, è da quello che si riconosce che appunto è una femmina. E io direi, proprio per amore della composizione, visto che ci sono un sacco di vuoti qua e là, di mettere qualche altro Pichu. Ne metterei uno seduto qua sul bracciolo, quindi faccio prima il corpicino, e questo qua lo vorrei fare come se stesse giocando una console, molto probabilmente un Nintendo Switch, per rimanere a tema. Ha il musetto un po' arrabbiato perché magari sta perdendo, è molto concentrato nel gioco. Ok, forse c'è spazio ancora per qualcos'altro? Non vorrei perdere tantissimo tempo, ma è una casa fin troppo in ordine questa, quindi qua ci mettiamo una Pokéball, che loro giocano con le Pokéball, ma anche due, dai, le Pokéball non sono mai abbastanza. Non lo so, qui ci buttiamo un telecomando così a caso, perché magari immagino che essendo la zona divano ci sarà la TV davanti, e un centrotavola barra piantina, non lo so, quindi qualche bella fogliolina con tanti fiorellini carini. Quanto sono carini i miei fiorellini. Tanto, pensate. Che altro possiamo mettere? Ma buttiamoci che minchia ne so, un Nintendo DS, sempre per rimanere a tema Nintendo, perché ormai ci siamo, così a caso. E secondo me è sufficiente così. Secondo me ci siamo. Senza perdere troppo tempo andrei a inchiostrare questo magico schizzo, che facciamo diventare tutto bello azzurrino, così da poterlo vedere bene. E spero che vi stia piacendo questo disegno magico, pieno di amore, gioia e letizia. Ma adesso iniziamo l'inchiostrazione. Via! Bentrovati carissimi, questo Electric Boom, perché lo ridico non lo so, ma mi sembra un ottimo risultato. È o non è la famiglia più puccia mai vista nell'internet, nel mondo del web, o come dite voi giovani? Beh, iniziamo subito la colorazione tra 3, 2, 1, boom!
abbiamo finito. Spero che anche questa volta i Peo Ballerini vi abbiano allietato, alleviato, migliorato la vostra giornata in qualche modo. A me piace moltissimo il risultato. Avrei voluto, come dire, oh già ho trovato un errore, attenzione. Stavo dicendo, avrei voluto giocare un po' di più con il colore, con le luci e le ombre, ma non c'è stato tempo. Oggi una giornata a dir poco folle. Vi dico che questo disegno l'ho iniziato stamattina verso che ora erano? Verso le 10, sono le 6 del pomeriggio. Secondo me l'avrei potuto finire molto meno, ma la cosa carina è che ci sono dei piccoli easter egg, cioè Eren Fatina, Gogo infermiera sexy e me stesso versione anime nei quadri, avete visto che carino? Ma a parte questo, chiudiamo velocemente il video perché se no qui so che skippate e chiudete il video tutti di corsa e di fretta, Cristo. Comunque sia, se vi è piaciuto questo disegno mostrate un bel po' di amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su. Ma l'importante è che non vi scordiate che questo uomo qui era Electric. Ah, oh, mi piace quasi.